lo sentiamo tutti come un parente, perché entrava in casa in modo garbatissimo, sempre stato a disposizione dell'azienda, non si è mai impuntato. Diceva stamattina il mio amico Antonello Piroso, ricordava di quel tentativo di fermare l'azienda non mandando in onda la finalissima di scommettiamo che, perché c'era stato l'attentato a Falcone, quindi cercava di rimanere, di non farsi travolgere, di rimanere un attimo in silenzio come tutta l'Italia è stata in quel momento lì. L'azienda lo costrinse e lui, ecco, quella cosa fu la dimostrazione di avere un certo tipo di carattere. Alcuni dicevano non aveva carattere, ma il suo carattere era quello sempre a condiscendere, andare per il verso giusto e quindi in un certo senso controcorrente. Li hanno tutti riconosciuti di somigliare a una medietà degli italiani, a una capacità di interpretare un po' dall'essere italiano medio nel senso migliore. Questo vuol dire molto? Sì, insomma non so se c'è un'accezione negativa, io credo no, che lui no, era nel senso. Era un senso positivo, è sempre stato riguardoso e rispettoso di tutti, era una garanzia per tutti, non per niente ha fatto per 14 o più di 18 volte la presentazione di Miss Italia, dove insomma essere presentatore maschio in una situazione del genere oggi come oggi ci farebbe ancora più pensare, e invece lui è sempre stato un uomo da bene e corretto, e quindi insomma lasciatemi andare a salutarlo. Grazie.